Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Come potete vedere, ho cambiato location perché ho cambiato PC, i fili sono tutti quanti impicciati, non capisco bene come farli passare, diciamo, per ritornare alla vecchia location, e prima o poi tanto ci ritorneremo, sti cazzi bla bla bla. Comunque oggi si parla di un film che non si è cagato nessuno, non capisco il perché comunque rispetto agli standard di oggi è un livello molto buono, secondo me, cioè insomma, meglio sicuramente di quello che esce oggigiorno. E quel film è Samaritan. Come sempre, io giudico in base a tre cose: trama, personaggi e obiettivo. La trama, produzione di Sylvester Stallone, è che ci sono Nemesis e Samaritan. Sono Nemesis cattivo, Samaritan buono. Sono due gemelli che sono stati sempre discriminati fin da piccoli per i poteri che hanno. Uno, Nemesis, cattivo, dice: questi bastardi li farò soffrire come hanno fatto soffrire me. Samaritan invece è buono e dice: no, io gli devo insegnare che non siamo una minaccia. Si ammazzano a vicenda. Che fai, Dore? C'è spoileri tutto subito? No, perché la storia si ambienta dopo che loro sono morti. Quindi è semplicemente, cioè c'è proprio il video all'inizio che ve lo dice. E naturalmente è inutile dirvi anche quest'altra cosa che si capisce dalla copertina: non è detto che siano morti, perché guarda caso c'è scritto Samaritan grosso così in fronte a Sylvester Stallone, che è sulla copertina, chissà perché. Comunque c'è questo ragazzino, la trama è questa. Questo ragazzino è povero, fa un po' qui un po' là per raccimolare i soldi, insomma aiuta anche gente poco raccomandabile, e il vicino di casa è un netturbino un po' strambo che è Sylvester Stallone, e lo vede fare cose ogni tanto che gli fa dire: aspetta, ma quello ha appena sollevato una macchina? Esattamente. E Sylvester Stallone quindi piano piano sempre di più si vede che è Samaritan, e anche se si capisce fin dall'inizio. Comunque lui, anche se ne è convinto fin dall'inizio, il bambino, vuole avere le prove sicure finché non è proprio sicuro, e comincia a parlarci, comincia a dire le cose, bah bah bah, si intrufola dentro casa e quello che cazzo è. Alla fine c'è un tizio invece che emula Nemesis, perché Nemesis a quanto pare invece è morto. Boh. Comunque lui lo emula perché dice che Nemesis aveva ragione e vuole fare una rivoluzione, vuole insomma, prende il suo martello, perché Nemesis aveva fatto un martello forgiato con parte del suo potere, e quindi riesce ad avere un po' del potere di Nemesis, e insomma fa i suoi casini. Questa è più o meno la trama, non vi dico altro se no è spoiler. La trama è semplice, ma è comunque meglio di qualsiasi altra trama Marvel che parli di supereroi. Ci siamo rotti il cazzo dei film dei supereroi? Sicuramente, però questo qui merita molto di più degli ultimi film della Marvel, secondo me. Quindi una trama da 7. Personaggi. Personaggi sono 3, quelli che ho detto: il ragazzino, Samaritan e il nuovo Nemesis. Il ragazzino fa la parte del ragazzino rompicoglioni che deve scoprire. L'unica cosa che fa è farsi rapire per poi fare lo scontro finale tra Samaritan e Nemesis. Basta, cioè non è che è chissà quanto più utile poi. Samaritan ha tipo fatto: guardare le regà, cioè io gli andrò in pensione, non me caga del cazzo, e alla fine si viene buttato in mezzo per colpa di sto ragazzino. E Nemesis invece è figo. È figo, l'attore è pure da paura, lo sa far bene, il pazzo malato, quello che vuole, insomma. Non fanno il loro lavoro, insomma, non sono personaggi che ti ricorderai, però fanno quello che devono fare. Fine. È una storiella che comunque te la guardi piacevolmente, e personaggi pure qui 7. Obiettivo. Qui possiamo scendere un po', perché? Perché l'obiettivo secondo me era quello di portare comunque un film di supereroi che desse, diciamo, filo da torcere a quelli del Marvel. Spoiler, non è stato così, forse perché pubblicizzato male, forse perché la gente è troppo stupida per guardare qualcosa che non è della Marvel, però comunque non ci sono riusciti, fatto sta. Quindi è stato guardato da pochissime persone, anzi
da quel che so, se è cagato proprio nessuno, manco ho visto recensioni, zero. Quando invece, a dire la verità, comunque è un film che io, uscendo dal cinema, anche avendo pagato, non direi, ah, bellissimo, soldi meritati, ma neanche direi, ecco, ridatemi i soldi perché guardate che cazzo mi sono andato a guardare. Quindi comunque è una cosa godibile, carina, guardi una volta sola, però comunque non hai buttato tempo, non lo hai buttato. Ed è molto meglio quindi degli standard della Marvel ultimamente, sì, assolutamente sì. Quindi obiettivo gli do un 6, perché comunque sotto la sufficienza non ci scendo in quanto merita. Alla fine, voto finale 6,5, che secondo me è esattamente quello che si merita, ci sta. È una cosa che potete perdervi? Sicuramente. È una cosa migliore degli standard odierni? Sicuramente. Ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di Samaritan? Sicuramente.